Kurt Russell che faceva, che parlava così, ha fatto tutto così, chiamami Iena. La voce era quella e dovevo fare quella, lì la difficoltà è stata quella, poi è andato bene, il film era bello, è diventato un cult movie. Io ricordo di esserlo andato a vedere alla prima al cinema con un mio amico scenografo Lucio Di Domenico, che già lavorava nelle associazioni americane anche, perché al di là che ero venuto a sapere che l'aveva doppiato Carlo, che l'edizione insomma era ottima, doppiato e via dicendo, eravamo talmente incuriositi di vedere questo film che siamo stati tra i primi. Non sono uno sciocco, Plissken. Chiamami Iena. Snake è il serpente, perché lui ci aveva tatuato un serpente sul petto. Però non si può dire serpente, quando loro dicono Snake non si può dire serpente, perché serpente c'ha una chiusura, una labiale, no? Noi le chiamiamo così, c'ha la P. Invece Snake è un'apertura di bocca e basta. Allora gli venne in mente quello che aveva il film, che si chiamava, come si chiamava? Io non mi ricordo, io non c'era Jeff, il film. Jeff. Il supervisor, sì. Che Snake poteva tradursi con Iena. Iena sulla parola Snake sta benissimo, perché è aperto come Snake. Siccome nel film spesso viene chiamato, e poi c'è anche tutto il pubblico, tutto un sacco di gente in quella scena in cui lui fa quella lotta, con tutti quanti che guardano intorno, che fanno Snake, 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 inneggiano a lui. E lì serpente non poteva stare. E Iena invece ci sta benissimo. Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente. Presidente di che? Quanto è cambiato in questi anni, negli anni, il doppiaggio? È una domanda da $10,000. Parto io? No, devi. Beh, è cambiato tantissimo. Con l'avvento del digitale è cambiato tantissimo. Quando abbiamo cominciato noi c'era ancora la pellicola, era tagliata, c'erano gli anelli. Adesso continuano a chiamarsi anelli, ma ormai il fonico digita un time code e va al punto esatto. Per certi aspetti è migliorato, nel senso che adesso abbiamo, che so, infinite piste, per esempio. Possiamo sentire, mentre incidiamo una persona, possiamo sentire quello che ha inciso quell'altro, eccetera. Una volta era più difficile, non si poteva. C'era un nastrino solo, le battute erano incise una dopo l'altra. Però il lavoro è velocizzato, si deve fare sempre tutto, molta, molta roba, bisogna farla bene, naturalmente, che non bisogna perdere molto tempo, bisogna che costi poco. Ecco, tutto. Non mi frega come, dammi quel perdono. Quando ritorni? No, prima. Ripeto, non sono uno sciocco, Plissken. Chiamami Iena.